si mangia, si beve, ci si diverte e si incontrano amici che fanno affari. Felice Milani, buongiorno. Buongiorno caro, come stai? Io sto benissimo, anche se estremamente stanco perché sono ormai diventato un grillo, saltello da uno stand all'altro alla ricerca delle tantissime novità presenti in questo Venditalia 2014. Come età non sono una novità, no. Un'intervista a te non può mancare, il profumo della mortadella, il Col tartufo, è una mortadella speciale che Felice Milani, titolare della Nisi, la grande e famosa azienda produttrice di stecchette per il caffè, possiamo chiamarle così? Per l'amor di Dio, sì. È permesso tutto, grazie, troppo gentile. L'essenziale è venderla. L'importante è venderla, esatto. Incassare, dopo chiamiamola come lo vogliamo. E allora è la speciale mortadella particolarissima che tu ti fai realizzare da un piccolo artigiano dell'Emilia Romagna, sì, qua fuori Parma. Ecco, io vado e riesco a farmela fare, la devo anticipare 3-4 mesi, gli dico preparamela, poi quando 15 giorni prima vado a prenderla, la tengo. Il problema della mortadella, quella che io sto adesso, che quasi è finita, è purtroppo non ho il frigo adatto, perché massimo non è a dadini questa mortadella che va mangiata, ma va tagliata fine fine e che sia fredda. Sei un assassino, perché noi circoliamo senza mangiare qui, io e lui, circoliamo senza cibarci. Punto di ritrovo enogastronomico, io non sono qua per vendere palette. E d'altronde, come tu vedi, ho messo giù questa bicicletta speciale che tutti... Questa la facciamo vedere tra pochissimo, non parlarne ancora perché non sveliamo il segreto. Io qua cosa posso? Le palette è una cosa così insignificante che la gente passa, gli danno una guardata e va via. O mettevo qua... No, che normalmente, ragazzi, la coscia lunga vende bene, però non potevo metterla qua, perché dopo nessuno mi guardava la faccia. Allora ho detto, mi metto giù una biciclettina di questo genere, che la gente almeno si fermano tutti, giovani, donne, vecchie, vengono tutti a curiosare, io le spiego come funziona. Allora, prima di farci spiegare con esattezza come funziona questo piccolo gioiello tecnologico, ci presenti il signore che sta accanto a te? Guarda, questo è un grande, Mario, per me è Mario. Ed è il mio fornitore di materie plastiche. Aspetta, facciamo le cose per bene. Nome, cognome, azienda e funzione. Io sono Mario Mascolino e sono il responsabile commerciale della Febo S.P.A. Noi vendiamo materie plastiche e io sono un fornitore della Febo. Ed era qui per assaggiare la mortadella al tartufo. Guarda, mortadella perché me l'ha promessa da 4 mesi e poi per salutare un amico, insomma. E naturalmente appunto per salutare un amico, perché la fiera è anche e soprattutto questo, è un punto d'incontro dove si ha l'occasione per riuscire del più e del meno, si pettegola per ritrovarsi nel senso buono della parola, no? Perché dobbiamo pettegolare un po', sennò che significato ha? Allora, Felice, io che sono per l'informazione, non per il pettegolezzo, non ti chiedo pettegolezzi, bensì, perché a volte fanno anche molto male al settore, ti dico viceversa e ti chiedo come funziona questo piccolo gioiello tecnologico. È molto semplice, guarda, qua si metteva il petrolio, no, con lo stoppino, e si riscaldava l'acqua. Quando c'era il vapore che saliva a questa valvola, c'erano due possibilità. Qua potevi prendere l'acqua calda per il tè, di qua l'acqua viene giù, c'è un rubinetto, qua lo riempi di caffè macinato molto fino, alla turca, era un caffè alla turca, no? È riempito. Quando c'è dentro l'acqua e c'è un po' di pressione che lasci aperto il rubinetto, prendi, apri, questo era un bicchiere, questa tazzina, apri, entra dentro il caffè, lo chiudi. Allora non c'erano le bustine di zucchero, ma bensì le zolette. Mettevi due zolette, il massimo, una paletta Nisi, perché sennò altrimenti... Certo! Rigorosamente Nisi, vedi? Ecco. E gli dai una girata e bevi il caffè. Poi vai avanti e sulla strada... Ecco. Vai avanti e lui, questa aveva... un cavalletto dove si fermava e gridava a caffè come quelli che vendono verdura sulla
che affilano coltelli, forbici. Sì, è la stessa cosa. È arrivato il caffettaio. Caffettaio. Questa pompa serve per pulire, perché essendo il caffè molto fine, no? Fine, e poteva tappare, ostruire o tappare. Allora lì si pompava dentro con l'aria, ritornava indietro, si va. Ma è una cosa che, a dirti la verità, è un capriccio pesante, però è bella. Mi è piaciuta, l'ho presa, vedi qua dietro, no? Caffè caldo, che lo vendono a Londra, è del 1903. Quando me l'hanno offerta, mi sono lasciato un po', è un mio amico che tratta quadri, falsi d'autore, una cosa bellissima. Era su a Londra, mi ha detto: Felice, ho visto una bicicletta che per te è l'ideale, mandami le foto. Mi ha mandato le foto e sono rimasto, ho detto: no, guarda, è un tarocco. Ma veramente gli ho detto che è un tarocco, perché c'è sui freni a tamburo nel 1903, freni a tamburo, e invece lui mi ha mandato subito da tramite internet che nel 1900 un francese ha brevettato i freni a tamburo. Ma tu guarda. Sì, e allora lì ho detto: dai, tira il prezzo e la portiamo a casa. L'abbiamo portata a casa. Tu sì che sei un intenditore, non badi a costi eccessivi nel caso in cui ci sia qualcosa di veramente bello e appassionante, perché tu metti la passione nel tuo lavoro. Cosa? L'avevo già pronta da un po' di tempo, mi mancava la sella e non è stato facile trovarla, perché deve essere originale. E la cosa dove siamo impazziti, e grazie ad internet sono riuscito a trovarla, è questa dinamo. Mi è costata 300 euro. Tu dici, questa dinamo, vedi, è fatta apposta perché c'è la luce, e ho dovuto trovarmela sta, questo dinamo, l'ho trovata e adesso è qua, esposta. E mi sono permesso di mettere, perché hanno fatto tante di quelle foto che non hai un'idea, e ho detto: facciamo come fanno i calciatori quando li intervistano, no? Mettiamo dietro la pubblicità. Guarda, è una cosa che mi era venuta in mente, poi ho detto: ma no, facciamo in modo da fare un agguato a sorpresa, come solo noi sappiamo fare a volte quando incontriamo qualcuno di simpatico, disponibile, aperto a fare interviste non ingessate. Ma noi non le facciamo mai, in verità, cerchiamo sempre di essere molto genuini, ma con Felice, come dire, è ancora di più, perché... Dai, vabbè, poi dopo, perché la gente mi chiedeva, ho fatto fare quel cartello lì, telefonata a casa, il vending ne ha fatta di strada dal 1903, Coffee Distribution Bicycle. E allora, Felice, io non posso che nel frattempo ringraziarti, mangiare un pizzico di mortadella, esattamente come... Lo vuoi fare in diretta? Farlo in diretta? Ma sì, via, ma sì, togliamoci questo lusso, la mortadella tartufata... La mortadella tartufata, prelevata, già qui, che bello! E tu devi stare a fianco a me, devi stare a fianco a me, perché nel frattempo, ecco qui. Ma come faccio a dirti che... Luca, tu non ti muovere. Luca, no, è il mio cliente portoghese. Non ti muovere, sentimi. No, il microfono. Dare il microfono che profuma di tartufo, ma la mortadella. Aspetta, che ti do un po' di prosecco, perché. No, basta così. Perché noi dobbiamo nel frattempo proseguire per documentare. Sono rimasto meravigliato del lavoro che ho fatto. Ma sai che ho portato giù 8 cartoni di prosecco dopo i primi due giorni. Ma sì, ma mi fa piacere, vengono, ci siedono, vai, bevi qualcosa, lo chiacchieri, ma non si io non parlo poco del mio lavoro, perché no? Perché quando sei in questo frangente, il mio modo di vendere è che è il cliente che mi deve chiedere, perché se vado a offrirlo mi dice: no, sono a posto, e ti blocca. Se uno viene a chiedere, è lui che ha aperto la porta, dopo io entro dentro, no, e dopo entro io come un caterpillar, dai. E allora, la saggezza in termini di tecnica di vendita e la conoscenza del mercato di Felice ha davvero pochi eguali in questo settore. Noi lo lasciamo alla sua mortadella, che è ottima. Spegniamo prima la telecamera, perché non posso mangiare tanto. Allora,
E allora noi lo lasciamo ai suoi affari, alla sua mortadella, al suo prosecco che è praticamente terminato. Hai rifatto scorta del fratello? Subito, ho telefonato a casa e siamo andati a prenderlo. 448. Il problema che è un bel problema, però tutti i problemi si risolvono. Perché, avendo questo consumo, il freezer non riesce a raffreddarlo, ma il prosecco caldo è una cosa, è come la Coca-Cola calda, è imbevibile. Allora, questo non è uno stand, è le caffè di Felice. Ciao ragazzi, dai, fatti vedere, D'accordo. D'accordo, grazie mille Felice. Saluta gli amici di VendingTV.it che ti sono davvero tanto affezionati. Ma più che un saluto, le mando un abbraccio a tutti. Bene, e allora noi, salutando Felice Milani della Nisi, il più grosso e il più simpatico produttore di palette monouso incartate e in formato da 100 pezzi, continuiamo a andare in giro per riuscire a presentare e documentare altre novità. Non andate via!